da Fornasier, cade a terra Bjarnason, non c'è fallo, dice Sacchi. Allora tutto di prima, apre il gioco verso sinistra dove c'è Liviero che prova l'accelerazione. Va su di lui Zampano, Liviero nell'uno contro uno, alla meglio ancora lui, la palla in mezzo, allontanata, Bjarnason cerca di dare ordine adesso il Pescara davanti alla propria difesa, ma sbaglia ancora una volta il rimpallo che aveva favorito ancora una volta Matteo Liviero. Pressato, va col sinistro dalle parti di Sprocati, di Roberto Scavone, prova a distendersi la pro, Liviero, spazio per avanzare a sinistra, 28 sul cronometro, Fabiano, Di Roberto vicino all'area, scarico per Liviero a sinistra, posizione di cross, ecco quel che arriva, Ciosic la mette fuori di testa. Sul pallone Bjarnason, Pasquato, si ricomincia, spinge Liviero, generosissima la Pro Vercelli, con poco costrutto, ma Fabiano insiste la Pro, Sbroccati, a sinistra c'è Liviero, posizione di cross col sinistro, eccolo che arriva sul primo palo, Ciosic allontana con un colpo di testa e poi Zanon, pallone per strada, lo ritrova Lupi, lo nasconde a Paganini, poi punta di nuovo l'aria, va a terra, non arriva il fischio di Abisso, Liviero, ecco che arriva invece il cross sul secondo palo, situazione dubbia nel cuore dell'aria. Belloni, Castiglia, ancora Belloni, la mette in mezzo, ci mette il piattone sinistro, Bartosz Salamon, da parte di Ardizzone, tiene palle, poi allarga per Liviero che spinge, mette in mezzo il cross, colpo di testa. Ancora Ciosic, cercato Paganini che è stato anticipato, vediamo se riesce a distendersi in questo attacco la Pro. Larga per Caprari, arriva a dargli una mano Puccino, palla in mezzo, allontanata di testa da Liviero, cade a terra Ardizzone, non c'è fallo, tutto al tombo lato di Cittadella. Sansovini alza la testa, vede Politano l'intervento di Liviero, pallone riconquistato da Zampano, ancora l'albanese che prolunga per Zuparic, nello stretto non esce benissimo il Pescara, anche se il croato riesce a prolungare a favore di Zampano, su di lui Liviero, il pallone messo in mezzo, l'intervento di Bani in siamo al 22esimo. Fabiano, Scavone, col destro va a sinistra da Liviero, chiede l'1-2 ottenuto con Belloni, Liviero prova a scappare verso l'area, c'è il calcio di punizione, anche il primo cartellino giallo del match. Interessante. Mpoku affrontato da Bianchetti, le finte di Mpoku, il cross, il colpo di testa di Liviero che chiude bene la diagonale su Bruno, prova la... Paolucci, è bravo Piccioni ad anticipare Perez, poi Gidai prova ad accelerare, Gidai, Liviero fa buona guardia. Sono un po' fermata la difesa del Lanciano, è stato a terra Parigini. Ha avuto una buona scelta di tempo Sepe, ha capito che la situazione poteva diventare pericolosa, si prosegue con De Col, inseguito da Liviero. Ancora De Colla con la sua potenza, ma Liviero molto bene lo ferma, poi De Colla. Ancora Barreto, Bolzoni, Dybala, gioca comodo il Palermo, palla per Stevanovic, ne ha tre intorno Stevanovic, alla fine deve arrendersi alla chiusura di campionato. Intanto attenzione, seguiamo a Dell'Olio, di lui è Di Nardo in prima battuta, Liviero ruba bene il tempo della chiusura a Maicon che poi lo stende, gira a cercare ancora Ducarà, intervento di Meccariello che lo anticipa e gli toglie il pallone prima che possa Ducarà andare a prenderlo di testa, può ripartire ancora la Juve Stabia, lo fa lungo. Favigno e Ciofani avevano stretto nel cuore dell'area, non c'era nessuno dall'altra parte,
Il Pisa riparte con Boucher. Poi Liviero in qualche maniera riesce a toccare verso Esposito. Moscati fa girare palla per Kanji. Chiusura da parte di Swagger, Esposito di prima verso Nicco, anche lui deve accelerare il ritmo del suo motore. Liviero dentro ancora, un buon pallone per Nicco, lo controlla bene in aria. Nicco va sul fondo, prova a crossare verso Ciofani. Andrea De Falco prova a dare anche questo pallone, De Col lo anticipa, Piccolo prova a far scattare De Col che può essere pericoloso con la sua progressione, anticipato però da Caserta, poi Montini, buono Contini, poi buono il tocco di De Falco per Liviero in velocità e bene la Juve Stabia con So che vede l'inserimento di Liviero, in mezzo c'è Ducarà, la palla verso Parigini. Pomini poi nel finale di stagione Di Francesco ha premiato anche la sua costanza negli allenamenti con qualche presenza da titolare. Fossati, Liviero, Piscitella ancora per Liviero, buono lo spunto, Belotti, la conclusione del numero 9 in modo giusto. Nel settore giovanile lo fanno, poi in Serie A in realtà poi non si dimenticano, non ho mai visto fare ripetere un fallo laterale. Tanto riparte la Juventus con Liviero che cede il pallone a Libertazzi. Libertazzi punta Miceli, il colpo di tacco a servire ancora Liviero, il cross sul secondo palo, il colpo di testa vincente. Va De Falco, pallone che arriva in area di rigore, lo libera addirittura Perez, poi arriva Liviero, un po' di spazio Liviero, il cross in area di rigore di Liviero, Parigini non riesce a trovare la porta, poi Liviero fa movimento Falco, gran partita in fase di sacrificio, anche una traversa scheggiata per lui, va deciso in fase di disimpegno all'olio, poi attenzione, palla dentro ancora in area di rigore con Liviero che la mette. Filippo De Col convocato al pari di Gianmario Comi da Di Biagio per l'importantissima partita dell'Under 21 del 5 marzo contro l'Irlanda del Nord. Lavoro di Liviero. Liviero punta la battuta, vicino a lui Falco, 1-2, ancora Liviero sul mancino, Falco, buona la trama, Liviero, attenzione al traversone, sul secondo palo, zampano di testa, ripropone centralmente. Per Liviero si cerca l'ultima chance teorica a disposizione, siamo al 48esimo in corso, Liviero che prova a mettere in mezzo Di Carmine! Soprattutto se neanche il pari ma la sconfitta in casa dovesse essere il risultato finale di questa giornata. Ancora un pallone largo per Liviero, altro cross all'indietro, Ducarà, il destro fuori anche questo. Calcio di punizione. Pallone direttamente verso la porta sulle